una misura che speriamo riesca a mettere sul mercato una quota dello sfitto che è notevole e che venga incontro alle esigenze sia della proprietà che degli inquilini, che in questo modo possono essere aiutati nell'affrontare il pagamento dei canoni. Sono tutte stime tra sfitto, invenduto e inutilizzabile. Da anni si dice che sono 5.000 nella città. Allora, siccome l'abitazione uno non lo cerca sulla base dei confini municipali, le cerca a seconda di dove di solito lavora. Quindi l'area interessata è quasi il doppio di quella del comune che conta 197.000 abitanti, residenti. Secondo me riguarda appunto i 400.000 dell'area conurbana, o la grande Brescia, come si dice ogni tanto. Quanti siano quelli che sono in difficoltà, dipende appunto da quanti sono disoccupati e quindi non riescono a far fronte all'affitto, alle spese di gestione delle utenze domiciliari, e quanti, pur essendo occupati, hanno orari molto ridotti e quindi hanno salari poveri, che sono una cifra di persone sempre in aumento. Le stime sono sempre molto in ritardo rispetto alla dinamica sociale. Quello che vediamo noi, che sono 500 gli sfratti anche lo scorso anno, di questi 150 in difficoltà alla risoluzione vengono all'ufficio casa del comune, dove riusciamo a dare sulla base sempre dei fondi regionali, che sono suddivisione dei fondi nazionali, a dare un contributo per una soluzione la più tranquilla possibile del rapporto tra inquilino e proprietario. E insieme agli sfratti per morosità, termine orribile che continua ad essere utilizzato, ce ne sono altrettanti perché gli alloggi di persone che avevano contratto un mutuo vengono messi all'asta quando non riescono più a pagare il mutuo e passano di proprietà, e queste persone, queste famiglie devono abbandonare l'alloggio che occupano, come dice la norma, indebitamente, ma che per il quale avevano cominciato a pagare il mutuo, quindi convinti di potercela fare. Questo è un fenomeno per adesso sommerso, ma che, come ci risulta anche dal Tribunale di Brescia, notevolmente diffuso. Quindi la nostra è una misura che si collega a tante altre. Speriamo che questa volta, visto che il Comune non è più lui a scegliere o a indicare l'inquilino al quale affittare l'alloggio, ma è un rapporto diretto tra proprietario e inquilino, questa volta riusciamo a incontrare un bisogno effettivo, che c'è, quello di utilizzare un patrimonio edilizio disabitato, e rispetto alla mancanza di alloggio di quelli che appunto non ce la fanno a pagare.